Ripeto, questo è un punto, i Balcani sono sempre stati un punto decisivo della storia d'Europa e la Bosnia raccoglie in sé tutta la complessità dei Balcani ed è anche un esempio in questo periodo. Noi siamo ormai in una stagione che vede irreversibilmente tutti i problemi principali caratterizzati da una dimensione così ampia che nessuno Stato da solo può affrontarli. Tutti i problemi che abbiamo di fronte in questa epoca richiedono non soltanto collaborazione internazionale, ma politiche comuni, sempre più integrazione, altrimenti è impossibile affrontare problemi di queste dimensioni. E per questo siamo convinti che sostenere l'avvicinamento all'Unione Europea dei Paesi dei Balcani contribuisce a rendere l'Europa più adeguata a svolgere il suo ruolo per la pace, la stabilità e la collaborazione internazionale. Questo paese, dicevo, è anche un esempio di convivenza, di differenze che si sono per secoli accettate, rispettate e hanno vissuto insieme arricchendosi vicendevolmente. Quando questi valori di convivenza, di coesistenza, di rispetto reciproco si sono appannati, ci sono stati momenti di grande e tragica sofferenza. Si sono recuperati, questo paese li sta riaffermando e questo ha un valore per intera area Balcani e per tutta l'Europa. E per questo è ancora maggiore il nostro interesse, la nostra convinzione di un aiuto, di un sostegno alla Bosnia-Erzegovina.